io sono Giuseppe Baratta, buonasera a tutti, il presidente Gianluca Lastarza, prego. Sei emozionato oggi? Siamo davanti a tutta questa platea, c'è la squadra, ci sono tanti bambini, siamo all'inizio di una stagione che potrebbe essere entusiasmante per tanti motivi. Noi ce lo auguriamo un po' tutti, soprattutto noi che abbiamo lavorato, da chi ha lavorato dietro le quinte, in primis io che so insomma tutto quello che ho dovuto fare per mettere in piedi non solo la squadra ma tutto il contorno, perché oggi la società Latina Calcio 5 non è soltanto i giocatori che vediamo in campo, ma c'è tanto tanto altro. Quindi una bella struttura. Rimani qua, presidente, perché adesso chiamo il vicepresidente Giuseppe Lastarza. Pino, immagino. Allora, un altro bell'impegno, ma ti chiedo subito, andando al sodo, quali sono i limiti di questo sport? Perché limiti ce ne sono, mi pare di aver capito. Il limite principale di questo sport, secondo me, qua faccio una sorta di accusa alla federazione proprio del calcio 5, che in questi ultimi anni è stata praticamente assente, non ha mai portato sponsor a interessarsi di questa disciplina. A noi in particolare quest'anno dobbiamo dire che ci stiamo mettendo la faccia, e a novembre ci saranno le prossime elezioni. Si spera che verrà eletto il nostro, a questo punto oserei dire, caro amico, il dottor Andrea Montemurro. Tra l'altro ho invitato un mio carissimo amico, ho incontrato dopo tanti anni e l'ho invitato, gli ho fatto pubblicità e lui oggi mi ha fatto il piacere di venire qui a Latina. È un noto imprenditore di Latina, Panetti Paolo, e quindi ci ha onorato la sua presenza e spero che si possa avvicinare lui quale imprenditore di Latina a questo sport. Grazie, grazie. Il trittico lo completiamo con Paolo Di Marco, che viene in rappresentanza di Gennaro Coppola di Axed Group al secondo anno sodalizio come sponsor ufficiale della Latina Calcio 5. Allora Paolo, un'altra avventura che sta per iniziare. Sì, l'anno scorso ci siamo avvicinati a questa avventura con una certa curiosità, no? Nei confronti di uno sport che sappiamo molto praticato, ma in realtà non sappiamo cosa potesse dare in termini di visibilità. E, per cui più che altro ci siamo fatti trascinare dall'entusiasmo e dalla passione dei dirigenti, dei quali ci hanno convinto a intraprendere loro l'avventura della stagione scorsa. A posteriori quello che posso dire, in realtà la scelta è stata giusta, perché in realtà questo sport una certa visibilità ce l'ha e abbiamo capito che quantomeno a livello di persone è abbastanza più studiato di quanto si pensi. Poi dopo è scattata anche la passione, infatti in azienda siamo diventati un po' tutti tifosi, orgogliosi anche di vedere il nostro nome sulla maglia dei giocatori, e per cui venerdì sera è diventato un appuntamento fisso. Quindi quando c'è stato da prendere la decisione per il prossimo anno, per quest'anno, abbiamo fatto tutti un po' pressione verso Gennaro Coppola, che appunto è presidente dell'Axad, che peraltro non aveva alcun dubbio in merito. Per cui che posso dire, insomma, avanti il prossimo anno, forza ragazzi, e speriamo di raggiungere, di arrivare più in alto possibile. La perla di prima è stata: Latina non è una città brutta ma una città giovane, giusto? Certo, non è brutta, chi dice brutta non capisce niente. Basta che lo guardate in qualche servizio televisivo e c'erano sempre le prese dall'alto. Latina è bella, è la città di tutta Italia, è la città che ha il più alto rapporto tra abitanti e verde. È verde, bella. Poi ci sono anche le strutture, insomma, quelle le aggiusteremo, e soprattutto tieni conto che non abbiamo neanche 80 anni, insomma. Città giovanissima, siamo appena nati come comunità, bisogna dire come popolo anche, siamo appena nati. Davide Mancini, campagna abbonamenti, prego. Davide, responsabile comunicazione, anche lui giornalista, anche lui brutta razza, confermo, ne faccio parte anch'io purtroppo, per fortuna. Allora Davide, questa campagna abbonamenti. Sì, intanto buonasera a tutti. Ovviamente l'idea di base della società è quella di riempire il Palatinchino. Già c'è riuscita l'Axel dell'anno scorso, già anche negli anni precedenti. E come si fa? Per la Bianchini si fa, insomma, facendo una grande squadra, la squadra è una grande squadra, e soprattutto cercando di non alleggerire troppo le tasche dei tifosi e degli appassionati. Allora partiamo subito
con i prezzi dei singoli biglietti per quanto riguarda proprio il biglietto intero, che costerà 5 euro, quindi ogni partita sono 11 le partite casalinghe, ovviamente esclusi per gli off, speriamo, quindi 5 euro per il biglietto intero. Poi ci sono delle agevolazioni per quanto riguarda le donne, la fascia over 60, la fascia 16-24 anni, che pagheranno 3 euro per ogni partita. Per quanto riguarda invece gli under 16, l'ingresso sarà gratuito. Oh, diciamo che questo è per quanto riguarda il biglietto della singola partita. La convenienza però vera è sull'abbonamento, perché sull'abbonamento intero c'è stato uno sconto rispetto allo scorso anno e costerà 25 euro, quindi si può premiare anche la fedeltà dei tifosi. Ma le vere novità arrivano dalle fasce, abbiamo saltato, possiamo tornare un attimo indietro, le fasce riguardanti le donne, l'over 60, la fascia 16-24 e soprattutto da quest'anno tutti i tesserati delle società sportive di tutta la provincia di Latina, di ogni sport, quindi pallanuoto, calcio, tutti coloro che praticano sport stagione 2016-2017 pagheranno solamente 10 euro, quindi donne, over 60, fascia 16-24 anni e tesserati società sportive pagheranno 10 euro. Ovviamente come abbonarsi? Andare al Palabianchini per la prima partita o per la seconda partita, portare un documento d'identità, per i tesserati invece una copia del tesseramento valido della stagione 2016-2017. Quindi penso che la società abbia fatto veramente il massimo per riempire il Palabianchini, per renderlo una boggia. Bene, grazie. Bene, i modi di interventi sono così snelli. Ancora meglio, ringraziamo e salutiamo il sindaco Damiano Coletta, che non è potuto venire per un impegno. Saluta, vi fa grande in bocca al lupo a tutti. E quindi passiamo subito a Paolo Popolini, che ci presenta la Lioness Card, e c'è anche un video tra un po'. Vai davanti. Ok, in questi casi, presidente, credo abbiamo risparmiato sulla signorina, perché di solito c'è una avvenente, però va bene, come ti chiami tu? Va bene anche Giorgio per questa volta, però la prossima volta vorrei una ragazza a modo. Vai, vieni. Lionet Market, per presentarvi questa partnership tra Lioness e Latina Calcio 5. Okay. Lioness è una multinazionale austriaca nata nel 2003, ha circa 1000 dipendenti ed è presente in 47 paesi del mondo. La sede italiana è a Verona. Quindi, come abbiamo visto nel video, l'unica carta per molti vantaggi, quindi io quando la utilizzo ho ritorno di denaro ad ogni acquisto, e convogliando tutte le spese nel circuito posso risparmiare fino a 1000 euro all'anno. La registrazione è semplice, tramite il flyer o semplicemente inviando una mail al vostro amico. Le cashback card sono full brand, ho la mia card direttamente sul mio smartphone scaricandomi l'app. Con l'app posso vedere le imprese convenzionate, con la geolocalizzazione riesco a capire dove sono e ho la possibilità anche di fare il calcolo del tragitto per arrivarci. Questo è il vantaggio clienti per le imprese locali, ce ne sono alcune anche conosciute della zona. Vantaggi clienti per le imprese della grande distribuzione organizzata, vantaggi clienti per le imprese online, ne abbiamo anche eBay entrata da poco tempo, vantaggi clienti anche per le imprese di servizi di fornitura di energia elettrica e gas, vantaggi per le piccole e medie imprese. Perché? Perché le piccole e medie imprese vanno a intercettare i fatturati già esistenti della grande distribuzione organizzata, quindi per le piccole e medie imprese è un grosso vantaggio. Quindi per tutti gli aderenti, per i tifosi, trai vantaggio dai tuoi acquisti quotidiani, sostieni la tua squadra del cuore utilizzando la carta delle imprese convenzionate nel circuito e fai del bene, perché ogni volta che spendi una piccola percentuale va anche ad associazioni e a scopo benefico. Lioness ha anche grandi collaborazioni internazionali, collabora con squadre di calcio, squadre di hockey, ultimamente anche con il MotoGP, l'ultima domenica in Spagna. Sono entrati con il Lioness gli store grandi top club, Juventus, Milan, Inter, Real Madrid.
e da qua a breve entreranno anche con le card, quindi distribuiranno milioni di card ai loro tifosi. Ultimamente è entrato il Manchester United e lo Schalke 04 e alcune società sportive hanno già cominciato a regalare le loro card. Empoli, Hellas Verona, la Spal e ora anche Latina Calcio a 5. Allora adesso vi chiedo un grande applauso, uno perché è la mascotte ufficiale e due perché ha un grande nome di un grande tifoso storico di colori nerazzurri che è Ughetto Masullo e quindi la mascotte della Latina Calcio a 5. Ughetto, vieni! L'applauso lo rifacciamo quando arriva. È Ughetto, eccoci qua! Ughetto, ciao, vuoi dire qualcosa? Sì? Allora? Ok, sei bello carico per vivere questa grande stagione. Ughetto, alla grande. Rimani qua perché adesso arriva un'altra bella situazione. Ricordare che questa sera mancherà il nostro giocatore Gerardo Battistoni, che forse non tutti sanno, forse tutti sapranno. Cioè... Adesso che lo anticipi lo sapranno tutti. Ci sono i mondiali di calcio a 5 e Gerardo con la sua nazionale, l'Argentina, è arrivato in finale. Ha anche segnato in quarto di finale. Dei campionati del mondo. Bravo, bravo, bravo. Bene, allora, mani tutti a posto che passiamo all'organigramma. Ughetto, tu rimani qua in zona. Il direttore sportivo responsabile di gioia e dolore di questa squadra è Luca Corbucci. Vieni Luca. Ma adesso siete arrivati, eh? Buonanotte. Siete andati a giocare, va bene, venite qua. Luca, allora, sei il responsabile in caso le cose vadano male, ma sei anche quello che si prenderà tutti i meriti qualora le cose andranno bene e tutti noi speriamo nella seconda ipotesi. Allora, tu che poi sei una colonna di questa squadra. Innanzitutto buonasera a tutti. Speriamo, abbiamo lavorato tanto, come è costume di questa società, come è costume di questa struttura, che ogni anno cerca di fare qualche passo in più. Questa è diventata a tutti gli effetti un'azienda che quindi lavora 365 giorni l'anno e tante ore al giorno, quindi avevamo un progetto preciso alla fine della scorsa stagione su quello che volevamo fare sul mercato, su quello che voleva essere insomma questa squadra come progetto tecnico e tattico. Ci siamo confrontati col mister e poi siamo partiti su quelle che erano le nostre scelte. Siamo convinti che abbiamo allestito una squadra importante e soprattutto che possa continuare il processo di crescita di questa società e che sia in grado di portare su tutti i campi d'Italia i colori e l'orgoglio puntino nero azzurro, questo sicuramente. Grazie Luca, rimani pure qua. Un'altra persona che conta parecchio in questa squadra è l'allenatore Piero Basile. Mister, vieni qua, Ughetto, spostati un po'. Ok, allora siamo carichi, pronti? Ughetto è pronto, pure Luca e tutto il resto della banda. La squadra? Sì, siamo pronti, buonasera a tutti. Ci faremo tutti nel prossimo 20 più. Bene, che squadra sarà? Che squadra dobbiamo aspettarci? Che vedremo sul campo, sul parquet? Come ha detto il direttore sportivo, sarà una squadra che deve lottare dal primo all'ultimo minuto, è una squadra leggermente diversa dalla scorsa stagione, con una rosa un pochino più ampia, che ci permetterà di ruotare anche qualche giocatore, di stare più tranquilli in eventuali squalifiche, infortuni, quindi pensiamo di fare, come detto Luca, un buon campionato, cercando di accontentarsi, cercando di arrivare sempre più alto. Bene, grazie coach, un paese, applauso. Allora, vi do la possibilità di andare via, poi ci rivediamo sicuramente dopo. Chiamo il direttore generale Luigi Mariani, che non è potuto venire, che ci saluta e vi ringrazia e vi fa un grande bocca al lupo, scommetto, vero? Ok. Matteo Coluzzi, che non c'è nemmeno, e anche lui, sono impegnato al consiglio comunale, anche lui comunque fa un grande bocca al lupo sicuramente, responsabile merchandising e abbigliamento della squadra, Franco Carabella. E ringrazia pure, c'è qua, eccola. Grande patron. Ci conosciamo da tanti anni sempre per il calcetto, è vero? Allora siamo pronti? Prontissimi. Presidente. Mi sono alzato perché con Franco ci tengo in particolare, perché oltre all'amicizia veramente si è dedicato da 7 anni alla squadra, e con lui
che si occupa del vestiario, e non per niente, insomma, quando giriamo per l'Italia, ma anche i tifosi, penso al palazzetto, possono notare, diciamo, la differenza tra le nostre maglie e quelle delle altre squadre. Quindi veramente lo ringrazio pubblicamente, perché fa un grande, un grandissimo lavoro. Hai fatto alzare il presidente, insomma. Grazie a te, cara bella. Allora, veloce passaggio di Sara Saccone e Davide Mancini, rispettivamente responsabile marketing e responsabile comunicazione. Dove siete? Allora, sì, vieni, venite. Ragazzi, non prendete il filo perché è un problema. Sara Saccone, dov'è? Eccoci qua, che prima ha risolto abilmente un problema al computer, quindi applauso e li mandiamo al posto, Davide Mancini e Sara Saccone. Il fotografo ufficiale, la Four Frames di Latina, che non parlano, responsabile area commerciale è Maurizio Carraro, cioè, che non è potuto venire, e anche lui ringrazia e saluta. Responsabile sito internet Angelo De Camillis, che comunque l'abbracciamo forte. Era una bella macchina, sì, che comunque non è potuta venire. Team manager, dirigente, accompagnatore Giuseppe Cerruti. Grande Peppe Cerruti. Pensavo fossi anche tu nella macchina con loro. Allora, due parole tu le devi dire. Aspetta, quello che dillo al microfono, qualsiasi cosa devi dirmi, dillo al microfono. Io non è che sono tanto bravo a chiacchierare, però posso dire una cosa, che è una bella squadra, è una famiglia, ci sono dei ragazzi che sono favolosi, e niente, bocca al lupo a tutti quanti. Meglio di queste sono le parole che vengono dal cuore. Il medico sociale, il doc Martini, prego, l'ho visto, ecco. Doc, allora, ovviamente, sperando che tu non debba mai intervenire, un tuo saluto e in bocca al lupo alla squadra. Buonasera a tutti, come ormai da qualche anno sono qui a cercare di aiutare i ragazzi che spero in pochissime occasioni dovessero avere bisogno di me fisioterapia. Chiaramente un in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare. Voglio andare a parlare tu. Da sempre vicino allo sport. Quindi. Sì, io sono 10 anni fa. Grazie, doc. I fisioterapisti, allora, Paola Orelli e Patrick Schinco, dove sono? Dai, un saluto veloce anche da parte vostra. Allora, siamo carichi, pronti a mille? Sì, buonasera a tutti, anche da parte nostra. Noi anche siamo pronti, siamo felici perché per noi è la nostra prima avventura con questi ragazzi, quindi cerchiamo di dare il massimo per farli arrivare poi al venerdì carichi e positivi, per fare un bellissimo percorso tutti insieme e divertirci. Questo è per me sempre stato l'obiettivo primario, diciamo. Bravo Paola, Patrick, confermi? Come sei cavata? Ciao ragazzi. Allora, preparatore atletico Omar Berti e Claudio Tartaglia, giusto? Omar, dove sei? Vieni qua. Altro personaggio dello sport pontino. Omar, allora. Buonasera a tutti. Che dire di questa squadra? Niente, che ancora per un giorno saremo in preparazione, poi dalla settimana prossima prepareremo la prima di campionato con la Luparense. L'invito ancora una volta è rivolto a tutte le persone, gli appassionati di sempre e tutti i tifosi neroazzurri, per riempire il Palabianchini venerdì sera alle 20:30, partita di cartello con quella che è la squadra più titolata del futsal nazionale, quindi direi che come appendice di questa nuova stagione non c'è niente di meglio, quindi tutti al palazzetto venerdì prossimo. Grazie, perfetto. Grazie a Marberti, salutiamo anche Claudio Tartaglia. Poi vi dico che la responsabile area ospitale di ingresso sponsor è Ilaria Milani, che è una... non lo diciamo, va bene. Ilaria Milani, responsabile logistica Mauro e assistente alla logistica... Mi ha detto che non vuole parlare. Vabbè, vai, Mauro Mazzanti e Paolo Carnali, via. Coraggio. Due parole, via. Uno e due. Forza Latina! Meglio di questo. Quindi Paolo Carnani e Luca Molon, responsabile settore giovanile, tecnico giovanile, Gianfranco Salerno e Mirko Turrin. Gianfranco Salerno c'è da qualche parte. Ah, eccoci. Allora Gianfranco,
Come procede qui? Ci siamo? Certo, il settore giovanile credo che quest'anno sta andando meglio rispetto agli anni passati, grazie alla collaborazione dei tecnici che secondo me sono i migliori nel territorio continuo. E se mi richiami magari uno a uno ce li presentiamo. Sì. Rosati, Avellino, Landucci, Micheloni, Terenzi e Riondato. Venite qui, così vi fate una bella foto, io mi sposto vicino a Uglietto, fatevi una bella foto vicino a Uglietto. Grazie. E grazie, salutiamo anche il preparatore dei portieri Fabio Spinetti. Che dov'è? E vieni, vai. Allora Fabio, questi portieri come sono? Fortissimi, grandi portieri. Anche se non li conoscevo, gli altri no, però tutto bene. Poi abbiamo anche un portiere nella dirigenza che qualcosa vede e magari diciamo qualcosa anche su Luca, dai. Sono qui grazie a lui. Quindi ti puoi solo dire bene. Ok. Dai. Bene. Ok, grande stima. Bravo Luca, ringraziamo anche. E spero sempre che non debba mai essere impiegato e quindi che si veda solamente le partite. Croce Medical, responsabile del soccorso medico al palazzetto. Salve signori Croce Medical. Ripeto, spero che non dobbiate mai intervenire. E possiate vedere le partite dall'inizio alla fine in tranquillità. Sono pronte le magliette? E allora via, prepariamo l'entrata delle magliette ufficiali che sono, mi sembrano molto carine le magliette e prego, no, le magliette sul serio sono belle, ma non pensate male. Le magliette del Latina Calcio 5, i colori sono quelli nero, azzurro, bianco, nero, azzurro e giallo. Io mi sposto e vi faccio assistere alle magliette, prego. Applauso. Spostiamoci un po' più di là, Uglietto, piano piano, senza toccare il soffitto. Vai, avvicinati a Davide e tutto il resto. Vai, senza paura, ancora. Ragazzi, voi spostatevi vicino a Uglietto, probabilmente anche dall'altra parte, così Uglietto non riesce ad arrivare più avanti. Pensateci voi. È il momento di presentare la squadra. E allora li chiamerò uno alla volta. Il portiere Simone Chinchio. Maurizio Landucci, altro portiere Cristiano Compagni e poi Lucas Maina. Vieni Lucas. Allora, sei pronto per questa stagione Latina? Cosa deve aspettarsi? Maggio, i playoff. Se deve aspettare il playoff, dobbiamo cercare di fare il massimo per arrivare il più lontano possibile di quello che non siamo riusciti a fare l'anno scorso. Perché tutta la gente cerca di venire a vedere cose belle al palazzetto, quello che facciamo in partita, l'agonismo soprattutto, che c'è questa squadra che ha cercato ogni partita dentro e fuori, ma soprattutto al Palabianchini, di fare innamorare questa gente, e penso che ogni volta siamo di più. Grande, questa è una bella cosa. Mettiti pure vicino ai tuoi compagni. Maurizio Landucci, tu volevi dire qualcosa? Vieni, salutiamo il pubblico. Allora, sei pronto? Sì, prontissimo. Ti ho sentito dietro, ho le orecchie anche dietro. Grande, in bocca al lupo. Luciano Avellino. Che partita ci aspettiamo già dall'inizio al Palabianchini? Che partita sarà? Immagino una bella sfida complicata, complessa, dura, ardua. Sì, sicuramente sarà una partita molto equilibrata come tutte quelle che ci sono in questo campionato e noi ce la metteremo tutta per dare il massimo e per regalare un bel spettacolo. I risultati non dipendono solo da noi, quindi ci proveremo a fare il massimo e lavoreremo per quello. Grazie Lucio. Non c'è Gerardo Daniel Battistoni perché è in finale del mondiale, quindi altro applauso, ce l'aveva detto il presidente. Ugo Bernardes, com'è? Dimmelo tu. A posto. Ok, va bene.
e poi Sebastian Corso. Bart Douglas, detto Pica-Pau. Amodeo Giacomo. Andrea Terenzi. Michael Montagna. Enrico Rosati e Andrea Barontini. Signore e signori, avvicinatevi un po' di più, mettetevi vicino le magliette. Se riusciamo a fare due file, magari un po' per terra, un po' giù, facciamo una bella foto. Dai, dai, i più piccoli giù. Le maglie cortesemente da una parte, due da una parte, due dall'altra. E Ughetto un po' più vicino, perché così facciamo fare la foto ai fotografi, ai giornalisti e chiunque voglia. Ughetto, un po' più di armonia, vieni più vicino. Avvicinati. Signore e signori, la Latina calcia 5. Rimanete così, presidente. Per la chiusura e per dirmi se mi sono dimenticato qualcosa, non credo, perché comunque la scaletta era bella precisa, quindi che cosa mi ha dimenticato? Niente, facciamo un saluto finale. Non ci siamo dimenticati la cosa, la novità dell'anno, sei tu. Il nuovo speaker e comunicatore ufficiale della Divinaccia 5, Giuseppe Baratta. Grazie della serata. E niente, l'invito è alla partita prossima di venerdì, adesso c'è un rinfresco, quindi ci possiamo avvicinare in quella zona lì dove c'è. Come... lo trovano il rinfresco, non ho dubbi che trovino il rinfresco. Penso vogliate fare una foto con la squadra e la card. Aspetta, facciamo pure questa. Vieni presto. E un ringraziamento particolare a Claudio Rosato, che ci ha ospitato, ovviamente, che oltre a essere un amico è un nostro grande sostenitore, sia come tifoso che economico, perché è uno degli sponsor più importanti che abbiamo. Quest'anno ha deciso di occupare anche uno spazio importante sulla maglia da gioco, quindi un grazie veramente grande a Claudio Rosato. Grazie ragazzi, allora c'è il buffet di là, lo trovate sicuramente, e buona serata a tutti, ci vediamo al Palabianchini, mi raccomando, belli carichi, eh.